Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale e soprattutto nella nostra rubrica Tessilam Condivision, che come ben sapete è incentrata interamente su di voi, su voi che acquistate i nostri prodotti e che ogni volta ci date dei nuovi spunti per analizzare insieme tanti nuovi progetti e non solo. E a tal proposito iniziamo subito con il primo, che è di Barbara Torello. Barbara ha preso spunto da un tutorial della fata tuttofare, vale a dire la giacca Claire. Barbara ci ha raccontato che non è molto propensa ai progetti tra virgolette importanti, probabilmente perché non è, diciamo, una esperta dell'uncinetto. Eppure questa giacca le è piaciuta così tanto che ha provato a farla e ci ha detto che si è trovata davvero molto bene, che è stato molto semplice realizzarla e anche apportare alcune modifiche, proprio perché è un progetto che si presta a qualche cambiamento. Infatti, come potete vedere, la giacca di Barbara ha una modifica nella parte superiore, quindi nel collo, e oltretutto ha allungato anche le maniche. Adesso però vediamo nel dettaglio il filato che ha utilizzato e quanto ne ha utilizzato in base alla sua taglia. Scopriamolo insieme. Il filato utilizzato per questo progetto, che è la giacca Claire, è la fettuccia King Lux, nella variante in particolare cipria oro. Barbara, per una taglia come la sua, che è una 48-50, ha utilizzato circa 3 rocche di fettuccia e lavorate con un uncinetto numero 5. La fettuccia King Lux è, diciamo, la variante con il lurex dell'altra fettuccia che abbiamo visto già nelle precedenti puntate, che è la fettuccia King. È vero, questa è viscosa, ma credetemi, ha la stessa morbidezza che ha anche l'altra fettuccia. Oltretutto, con l'aggiunta dell'urex, senz'altro lo rende un filato davvero che ben si presta a capi un po' più eleganti e che oltretutto, anche per chi magari non è proprio un'esperta dell'uncinetto, può comunque realizzare dei capi semplici ma comunque di grande effetto. È una fettuccia che quindi ben si presta alla realizzazione di giacche, cardigan, maglioncini, stole, quindi diciamo che se stavate cercando un filato che potesse essere adatto per le fresche serate estive oppure per i primi freddi autunnali, ecco, la fettuccia King Lux è il filato adatto a voi. Come ben sapete, il secondo spazio è dedicato un po' più agli approfondimenti, in quanto andiamo a trattare di alcuni temi particolarmente richiesti nel nostro servizio di assistenza. E infatti vi ricordiamo che qualora vogliate che si tratti di una questione in particolare, non dovrete fare altro che scrivercelo nei commenti sotto il video oppure richiedercelo proprio esplicitamente all'interno del nostro servizio di assistenza e senz'altro nelle puntate successive proveremo ad affrontarlo. Ed è proprio che facciamo quest'oggi, nella settima puntata di Tessilam Condivision, analizzeremo il tema dei lavaggi e della stiratura. E per farlo prendiamo spunto da un progetto di Rita Panza. Rita ci ha raccontato che ha realizzato questa maglia con il filato Isaac ed è una maglia che le è stata commissionata da una sua cliente, quindi sia la forma che il colore sono stati scelti proprio da lei. Per realizzarla è stato davvero molto semplice, in quanto è una maglia ai ferri a maglia rasata con delle semplici trecce lungo le maniche. Per realizzarla con queste misure, vale a dire 62 di lunghezza e 54 di larghezza, o meglio metà circonferenza perché è una maglia lavorata a pannelli, le sono serviti circa 550 grammi di filato Isaac lavorato con i ferri 4-5. L'Isaac, come ben sapete, è un 100% bambù ed è un'ottima alternativa al cotone, in quanto è un ottimo conduttore per la realizzazione di capi freschi d'estate e sicuramente altamente, insomma, traspirante, e rientra in quella gamma di filati ipoallergenici e antimicrobici e soprattutto resistente appunto a molteplici lavaggi. A proposito di lavaggi, parliamone.
Allora, per quanto riguarda il lavaggio, sicuramente di fondamentale importanza è la tipologia di composizione. Infatti, per quanto riguarda i capi in lana, molto importanti sono due aspetti. La temperatura dell'acqua, che deve essere assolutamente tiepida e mai troppo calda, altrimenti rischiate di infeltrire il vostro capo, e il sapone, che ovviamente deve essere apposito per capi delicati. Quindi cosa dovete fare? Immergete ovviamente questo capo e non lasciatelo però a bagno troppo a lungo. Una volta assicuratevi che insomma il prodotto possa essere pronto per essere asciugato, tiratelo fuori dall'acqua, ma non lo strizzate come magari potete fare con un capo più resistente o un canovaccio. Tamponatelo invece con un asciugamano e poi riponetelo ad asciugare, meglio ancora se su una superficie piana, e mi raccomando non a contatto diretto con il sole, che potrebbe, diciamo, in un certo senso quasi deformare un po' il vostro capo o anche rovinare il colore. Discorso ben diverso invece per quanto riguarda il cotone, che è sicuramente più resistente. Ovviamente controllate sempre che sull'etichetta siano riportati entrambi i simboli, sia della lavatrice che dell'asciugatrice. Qualora ci fossero, il discorso è molto semplice: riponete il vostro capo all'interno di un sacchetto traforato oppure anche una di quelle federe che avete sicuramente a casa con la chiusura lampo, e poi riponetelo in lavatrice. Lo fate lavare e al momento dell'asciugatrice, meglio ancora se con una temperatura non molto alta. In questo modo i vostri capi, che siano di lana o in cotone, rimarranno sicuramente intatti. Veniamo al discorso stiratura. Anche qui la situazione varia in base alla composizione con il quale è stato realizzato il vostro progetto. Se è stato realizzato in lana, il modo migliore per stirarlo è sicuramente apporlo con il rovescio verso l'alto e non apporre direttamente il ferro da stiro sul capo, ma apporre invece un tessuto in cotone e ad una temperatura non molto alta. Con il rovescio perché? Perché così con il ferro da stiro non rischiate di o ottenere quell'effetto lucido davvero poco piacevole alla vista, oppure di appiattire i punti con il quale è stato realizzato il capo. Discorso un po' diverso per quanto riguarda i capi invece in cotone. In questo caso consigliamo senz'altro comunque il rovescio verso l'alto, soprattutto con i capi scuri. In questo caso di apporre poi direttamente il ferro da stiro e anche magari ad una temperatura un po' più alta. Ovviamente non dimentichiamo il discorso borse, quindi come pulire una borsa. Molto semplice: non inserite la lavatrice, perché soprattutto con i manici un po' più rigidi o in similpelle, insomma, potreste rischiare di rovinarla. Per pulirla, un po' di acqua e di ammoniaca, quindi tamponate, meglio ovviamente con un tessuto, comunque con qualcosa, ecco, o in cotone, ma mai con un fazzoletto di carta oppure l'ovatta, perché altrimenti rischiate che rimangano tutti quei pelucchi bianchi fastidiosissimi. Oppure nelle parti magari un po' più utilizzate, come possono essere i manici oppure il fondo, anche con un po' di sgrassatore. Soprattutto poi per quanto riguarda il fondo, la soluzione migliore è sicuramente quella di apporre dei piedini, così che il fondo non abbia, diciamo, contatto diretto con la superficie. Poi magari pensiamo anche all'interno della borsa. Noi donne inseriamo tutto, dai trucchi al cibo, bevande, medicinali, qualsiasi cosa. Per non rischiare di rovinare anche l'interno, magari fare tanti piccoli borsellini con all'interno o il trucco o il cibo, sicuramente non rischierà di rovinare anche l'interno della vostra preziosissima borsa. Insomma, ecco, vi abbiamo dato qualche consiglio, ci auguriamo che possiate seguirlo, così che i vostri capi, che siano in lana, in cotone o anche le vostre borse, rimangano sempre perfettamente intatti. Il progetto di Rita Panza, come abbiamo detto, è stato realizzato con l'ISAC. Lo so, è da tanto tempo che non è disponibile sul nostro sito, lo so, lo state aspettando con ansia, ma una cosa che invece non sapete voi è che entro la fine del mese tornerà disponibile, quindi dovete pazientare davvero un altro po'. Vi ricordo oltretutto che i progetti di Rita Panza sono disponibili anche su alcuni gruppi, quindi qualora foste interessati o voleste maggiore informazione, contattatela, perché sarà ben felice di rispondervi. Adesso però passiamo al terzo progetto. Oh.
terzo progetto è quello che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata, cosa che ormai sapete senz'altro, e in questo caso la vincitrice è Roberta Ciocchetti con la sua stola estiva realizzata con il filato Andy. Roberta è una di quelle persone che non sceglie il filato in base al progetto, ma bensì fa il contrario, cioè sceglie il progetto proprio in base al filato, ed è ciò che le è capitato con l'Andy. Non appena ha avuto modo di tastarlo direttamente con mano, subito le è venuto in mente di realizzare un progetto che lei ha definito etereo, un qualcosa da gettare con niente sulle spalle. E ha realizzato quindi questa stola estiva. Il punto con il quale l'ha realizzata è un punto che ha preso da una foto trovata in rete, ed è poi un regalo che ha dedicato, insomma, e che poi ha donato a sua zia, che è rimasta davvero senza parole non appena lo ha ricevuto. Il filato utilizzato, abbiamo detto, è l'Andy, ma scopriamone qualcosa in più, perché è un filato che senz'altro merita. Le misure della stola di Roberta sono 1,60 di lunghezza e 37 di larghezza. Per realizzarla ho utilizzato circa 200 g di filato Andy, lavorato con un uncinetto numero 3. Lei ha scelto un numero un po' più grande rispetto a quello consigliato per dare un maggior senso di leggerezza alla stola che ha realizzato. Lei ha scelto il filato nel colore bianco, ma come ben sapete ci sono tanti altri colori disponibili, quindi insomma sicuramente riuscirete a trovare il colore adatto a voi. Lei ha scelto il bianco perché voleva dare un tono di freschezza, di leggerezza all'estate, e anche per risaltare un po' l'abbronzatura della persona al quale l'ha regalato. L'Andy, come sappiamo, è un filato molto fresco, questo sicuramente grazie anche alla presenza del cotone che compone appunto il filato. Non vi preoccupate se lo vedete estremamente sottile, perché in realtà può essere utilizzato tanto da solo, semplicemente abbinandolo, e tanto associato magari ad altri filati, come può essere il filo di Scozia. Per un risultato un po' più spesso possiamo consigliare l'Amanda, e invece un po' più sottile l'Adele oppure l'Anastasia. Insomma, che sia per realizzare un capo estremamente elegante e sofisticato, oppure che sia per regalare un oggetto fatto direttamente da voi ad una persona che amate, sicuramente l'Andy è il filato adatto. E vogliamo concludere proprio con una frase che ci ha colpito di Roberta, che è stata: non c'è niente di più bello che manifestare il proprio affetto con qualcosa realizzato con le proprie mani. Ecco, quindi vogliamo dire brava Roberta ovviamente, ma grazie anche per il bellissimo messaggio che ci hai lasciato. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sono da pochissimo tempo disponibili sul nostro sito le meravigliose piume, di cui vi ho dato una piccolissima anticipazione la scorsa puntata. Ecco, oggi le vogliamo analizzare nel dettaglio. Parliamo di frange di piume di struzzo cucite su una striscia di raso. È da specificare che queste piume vengono ottenute dallo spiumaggio industriale e che la spiumatura non avviene su animali vivi, quindi sono articoli perfettamente conformi al regolamento internazionale. Come abbiamo detto, sono cucite su questa striscia di raso e sono tinte, quindi danno quell'effetto un po' maltinto che è sicuramente molto glamour e che darà la lucentezza a qualsiasi articolo sul quale vogliate applicarle. E la lunghezza di tutta la striscia, perché è venduta così, è di circa un metro. E la lunghezza invece di ogni singola piuma varia dai 5, può arrivare fino ad un massimo di 20 cm. Questo perché per dare sempre movimento, insomma, all'oggetto che le indosserà e anche alla piuma stessa. Possono essere applicate in diverso modo e su diversi articoli, quindi analizziamoli nel dettaglio e scopriamoli insieme. Le nuance disponibili sul nostro sito per quanto riguarda le colorazioni delle piume sono ben 10, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Passiamo dai colori più chiari e delicati dei toni del pastello, come può essere ad esempio il rosa o il celeste, o ancora toni un po' più freddi come può essere il Tiffany, o per oltrepassare poi i toni un po' più scuri come quelli del Tortora o del Foresta, e terminare con quelli un po' più accesi, ecco, come ad esempio il giallo.
giallo, insomma ce ne sono davvero di tantissime varianti. Questo perché? Anche per permettervi di utilizzarle su davvero qualsiasi capo o comunque articolo voi vogliate. Prendiamo ad esempio proprio spunto dai progetti che abbiamo visto oggi. Il primo era la giacca Claire della Fata Tuttofare riproposta da Barbara. Ecco, immaginate quindi quella giacca realizzata con il King Lux Cipria Oro, arricchita con delle piume rosa nella parte insomma davanti, nell'apertura. Sicuramente darebbe un po' di movimento e impreziosirebbe ancora di più la giacca stessa. Oppure ancora abbiamo visto la stola di Roberta realizzata con l'endi bianco, quindi un articolo sicuramente già molto elegante di suo, ma immaginate magari una piuma, ad esempio come questa celeste, che ripercorre l'intero perimetro della stola. Ecco, sicuramente dà un tocco di leggerezza e di movimento in più anche alla stola stessa. Ma ben vengano ecco le maglie, le giacche, i cardigan, ma sicuramente anche le borse. Vogliamo mettere le borse. Le borse, ad esempio, una bella pochette elegante realizzata con il tie skinny, magari con un bel punto Prada, un bel punto nocciolina o anche semplicissima, però applicando delle piume. In questo caso guardate ad esempio con il Tiffany, con una piccola folata di vento sembra quasi che la borsa prenda vita, prenda insomma molto più movimento. Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Ma veniamo a come applicare queste piume, sicuramente con ago e filo oppure con una macchina da cucire, ma per le meno esperte, me compresa, un articolo che è sicuramente indispensabile è questa, la colla Gutermann, che permette di attaccare alla perfezione qualsiasi tipo di tessuto oppure materiale. Quindi che vogliate dare un tocco vintage o anche un po' anni 30 ai vostri capi, oppure se volete apporle ad degli accessori come degli orecchini, dei bracciali o qualche accessorio per capelli, insomma il vostro angolo creativo non potrà più fare a meno di questo tocco di leggerezza e di magia. E siamo giunti alla conclusione della settima puntata di Tessiland Condivision. I progetti che abbiamo visto quest'oggi risalgono alla settimana dal 22 al 28 giugno, quindi ringraziamo tutte coloro che ci hanno permesso di poter utilizzare le loro foto. Vi ricordo che, qualora non l'aveste già fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social, Facebook, ovviamente Meglio di Maglia, Instagram, Pinterest e da questa settimana anche TikTok, di seguire i link che potete trovare sotto il video con tutti i prodotti che abbiamo visto oggi, di commentare, di iscriverci nel nostro servizio di assistenza, perché è sempre un piacere potervi aiutare o ringraziarvi o comunque avere un contatto con voi. E io quindi con queste meravigliose piume vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!